il parroco di Caivano Don Maurizio Patriciello, il vescovo della diocesi di Locri Gerace Francesco Oliva, il prefetto di Foggia Raffaele Grassi, il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Gaetano Paci, il procuratore distrettuale di Catania Carmelo Zuccaro, il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri Teo Luzzi, il presidente dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo Stefano Pallotta, sono tra i vincitori della 25esima edizione del Premio Nazionale Paolo Borsellino. I riconoscimenti saranno consegnati il 29 ottobre a partire dalle ore 10 al Teatro Flaiano di Pescara, in diretta TV su Rete 8 e in streaming su rete8.it. Sentieri etici è il titolo scelto dagli organizzatori della manifestazione che si svolgerà dal 18 al 29 ottobre. Questa mattina il presidente del premio, il prefetto Luigi Savina, e la presidente dell'associazione Falcone Borsellino Gabriella Sperandio hanno illustrato il programma insieme al prefetto Giancarlo Di Vincenzo, al sindaco Carlo Masci e alla dirigente dell'istituto alberghiero e turistico Filippo De Cecco Alessandra Di Pietro. Ricordiamo due grandi uomini, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ma ricordiamo ovviamente anche tutti gli uomini della scorta che sono stati l'esempio del senso del dovere portato all'estremo sacrificio. Richiamiamo alla mente di tutti la legalità, un percorso di legalità che è partito da queste persone, da questi grandi uomini, ma poi seguito anche da tanti altri, perché il premio Borsellino ricorda anche i caduti per terrorismo, i caduti per altre forme di criminalità, e che sono l'esempio di chi ha fatto il proprio dovere. Li vogliamo indicare ai giovani che saranno presenti, saranno testimonial d'eccezione i premiati che in mezzo ai giovani saranno presenti. Per fortuna si torna in presenza numerosi ragazzi, saranno collegati in streaming e tramite televisioni numerosissimi, alcune migliaia di altri ragazzi delle scuole, ecco, portare esempi concreti di legalità. Questo è il vero senso del premio. Ogni anno il premio sceglie un titolo, il titolo di quest'anno è Sentieri Etici. Questo perché? Perché il premio, appunto il messaggio del premio, declinato in tante voci differenti attraverso i tanti eventi che si snoderanno durante questi giorni, vuole essere una sorta di cammino fatto di tanti piccoli passi che vogliamo condividere soprattutto con i giovani, ma questo perché? Per migliorarci, per essere di aiuto agli altri e soprattutto per rendere migliore questa società, e dobbiamo partire dai giovani. Uno dei messaggi fondamentali e forti che attraverso il premio la scuola lancia è quello di costruire delle persone, dei cittadini che si sentano parte di una comunità e che vogliano, che abbiano la volontà e il senso di responsabilità di cambiare in meglio il sistema in cui vivono e quindi il bene comune.